Wahey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 su LBX, Little Butler's Experience. Più lo dico più mi si attorciglia la lingua. Ad ogni modo ho allenato tutta quanta la squadra ulteriormente per prepararci alle prossime sfide che ci attendono. L'entrata per gli sfidanti, mi sembra che abbiamo vinto la finale del girone C. Oh, abbiamo, attenzione, abbiamo Tyler che... Lex mi ha contattato, ha detto che ha delle informazioni e che farà tutto quanto da solo. Va bene, va bene. Io continuo a lottare contro i miei sfidanti. Insomma, vinciamo il torneo, ragazzi, dai. La finale. Alla battaglia parteciperà un rappresentante di ciascuna squadra. Fatemi sapere quando siete pronti. Tutti contro tutti. Bene, tutti quanti si alleeranno contro di me. Yeah. Mamma mia, ragazzi, che roba. Stiamo volando verso la spettacolare finale del torneo Artemis, il campionato mondiale di LBX. Ecco i 5 combattenti che mirano al titolo di migliore giocatore del mondo. Il primo è Justin Kaido con il suo Emperor MK2. Non perdete di vista il famoso Emperor Baleno Killer. A controllo dell'LBX Masquerade Phantom J, un personaggio avvolto nel mistero, chissà di cosa è capace. A seguire una stella nascente delle battaglie LBX, con il suo modello unico Achilles, accogliete Van Yamano. E ancora un ragazzo che ama definirsi difensore della giustizia, un discepolo del maestro Otaku. Si dimostrerà un vero eroe oggi? Ecco voi, Yujin alias Corvo Rosso e il suo potentissimo Bird Brain X Rosso. Corvo Rosso degli Otaku Rangers si è unito alla battaglia. Finché il male esisterà nel mondo, la mia missione non sarà conclusa. Mi batterà per la giustizia ad Artemis. E infine, un giocatore misterioso. Riuscirà a regalarci ancora l'emozione di una battaglia senza errori? Ecco Nils Richter, il suo giudice. Questo LBX mi sa che l'ho visto e mi sa che l'ho anche comprato. La finale è una battaglia tutti contro tutti. L'ultimo sopravvissuto sarà il vincitore. Comunque sia, gli LBX, ragazzi, costano pochino, se li trovate comprateli che sono carini da vedere, da tenere esposti e costano davvero poco. Sarà una dura lotta che schiererà i giocatori gli uni contro gli altri, dove l'astuzia avrà un ruolo fondamentale. Chi tra questi combattenti di incredibile talento scalerà la vetta aggiudicandosi il Metanoia GX? Signore e signori, è giunto il momento! La finale di tutti contro tutti della terza edizione del torneo Artemis, la Royal Rumble! Effettivamente la Royal Rumble, ragazzi. Mi sono allenato, quindi devo vincere per forza. Ah, ma facciamo prima contro Corvo Rosso, cioè un po' come ci pare, facciamo? Oppure... Mi presento. No, no, sì, tutti contro tutti, ma... Che succede già? Già una scena particolare? Eccolo. Wow! Attenzione, eh. He's attacking me. Why would he bother sending me something to help? I wonder what he's up to. It downloaded already? Ah, beh, l'ho detto che è nostro padre, no? Si vede. Se ci aiuta. Ah, ma così? Ma vai a quel paese. Non nella lava, però, che ci sciogliamo. Ah, no, questo non ce l'ho, questo non ce l'ho. No, no, questo non ce l'ho. Mi sono sbagliato con altro. Pensavo fosse un altro già, giudice. Ai, ai, ai. Questa bella non è. Wow! Ma l'ha distrutto! Totalmente! Special attack routine! Power slash!
Not good. Proprio no, direi. Vabbè, ha distrutto un LBX, non è che è morto. What? Masquerade took the hit for me. But why would he do that? Phantom J is the next to be knocked out of contention. Is something wrong? Report, Nils. Tranquillo, il tuo amico sta male. Don't touch me. Man, what's going on with his suit? This is bad. It's invading his nervous system. Wait, what do you mean? There's no time for this. We've got to stop him together. If we don't soon, it could affect his mind or even worse. The suit's control system is taking over. We have to defeat his LBX to shut it down. Okay then, let's do this! Follow my lead. Wow! Che figata! È fantastico, ragazzi! Davvero, davvero fantastico! Ah sì, oltre ad allenarmi, ovviamente, ho aggiunto altre parti, perché più aumenti il livello, più sblocchi degli slot nella CPU. Quindi alla fine puoi aumentare anche le cose che puoi mettere al tuo LBX. Ma sì, vabbè, però... Rimani qui. Wow! Sì, beh, mi ha rotto le scatole però già, Ti fermi? Oh, e allora, facciamo di colpisci, no? Dai, su. Dai. Dai, sì, carica assente, lo so. Ci ho fatto caso, sai? Vai, ragazzo, vai. No, niente special attack routine. Oh, forse sì, dai, perché no? Facciamogli un po' di male, dai. Oh, ti ha preso per caso? Questa è acqua colorata in realtà, non è lava. Vabbè, ragazzi, sì, però, ok. Vabbè, no, sta andando bene, per carità. Sta andando molto bene, devo dire. Uia! Annullato, vedi? Tanto semplice, ragazzi, dai. Uia, che dolore. Non l'ha spostato, però gli ha fatto male. Ok, cosa c'è che non va però? Perché la musichetta continua? Giudice è al tappeto! Nils Richter è eliminato! E continua a morire lui. Nils sta bene, ma faremo una breve pausa mentre lo portano nella sala d'attesa. Ah, forse era un... che si stava proprio rilassando finalmente dal dolore. Io ho urlato come un matto invece. Mi sono sbagliato, dai, su. Non si capisce mai con i giapponesi, su. Anche se Nils Richter è più un nome tedesco. O comunque sia... dei paesi nordici. Justin, che cosa è successo a Nils? Credo che la seduta pilota LBX sia andata in tilt e abbia iniziato ad attaccare il suo sistema nervoso. Che cosa? Van, è ora di finirla una volta per tutte. Come vuoi. Riprendiamo la battaglia! Certo. It's time to settle this battle, once and for all. Ovviamente lui ha anche col martello. I'll show you. The Emperor's true power. Vabbè, certo. He's gonna fire missiles! Peccato che gli LBX non si muovano così sul campo. Anzi, molto più lentamente. Ora sconfiggi Justin, la vera finale del torneo Artemis. Iniziamo! There's no way I'll let you win this one! Ovvio, no? La facciamo vincere ora che siamo alla finale? Sì, ma quanta vita c'ha?
C'è un bel po' di punti saluti, leggo, eh. Buoia, io, io. Quello ha fatto male, ragazzi, eh. Però è umido, mi sa che non può attaccare quando è umido, eh. Ok, ora non è più umido. Salta. Perfetto. Dai, arriva a tre, arriva a tre, dai. Punto di rottura, perfetto. Mamma mia, quanti danni gli ho fatto. A Mark. Non MK. Yeah. The survivor of this brutal battle royale is a rising star, the one, the only, Van Yamato! Now, without further ado, I want everybody to join in on a huge round of applause for our deserving victor! I did it! I'm the LBX champion of the world! Yeah! Rock. I knew from the start you'd win this, dude! That was awesome! You're amazing, Van! You won. Wait a sec, what's going on? Self-destruct. Self-destruct? Hey Justin, what's the matter? Everyone, get down, quickly! No! Ma che pezzo... Ci posso credere. Non ci posso credere. What just happened? No way, but how? You're kidding. Huh? Huh? Would someone mind telling me what's going on? Si è fatto distrutto e ha portato Achilles con sé, no? Certo, so che problema era. Vogliono rubare Metanoia. Sicuramente vogliono rubare Metanoia. Che cavolo è mo quello? Was that an LBX just now? Don't tell me they got the platinum capsule. Oh, peggio. Who is it? This better be good. Damon? Yeah. It's chaos over here. The power's gone out. What'd you say? The Metanoia GX has been stolen? Ovvio. Tutto quanto rubano, tanto che ci stanno. Non solo la capsula, ma anche il Metanoia. Pezzenti, maledetti. Schifosi, perché non siete in grado di vincere. Eccellente. Abbiamo tutto quello che ci serve. Presto il mondo sarà nelle nostre mani. Metanoia GX è stato rubato. I ladri hanno anche ucciso alcune guardie di sicurezza. Ok, questa cosa sta diventando creepy. Confessi, si è servito della squadriglia rossa? Ah, Devin, qualcosa non va? È cambiato così tanto. In passato non avrebbe mai fatto una cosa simile. Dove sono finiti tutti i suoi ideali? È davvero pronto a tutto solo per soddisfare i suoi interessi personali? Devin, finalmente abbiamo ciò che ci permetterà di realizzare il nostro piano e creare un mondo migliore. No, lei è solo un povero pazzo assetato di potere. Non cambierà mai niente così. È possibile. E ora questo povero pazzo non ha più bisogno di lei. Non sa in quanti sono pronti a rimpiazzarla. Fuori di qui. Va bene.
Che spreco di talento. Non sei altro che un poveraccio a servizio della giustizia, dopo tutto. Sei un uomo davvero ostinato, Devin. Oh? Sa che ha visto la morte in faccia, spero. Anche se credo che lui e la morte vadano a braccetto, ma non stiamo qui a sindacare su queste cose. Dopo aver combattuto così duramente, ora questo. Hanno preso la capsula di platino e Metanoia GX, per non parlare degli LBX di Van. Che succede? Sei appena stato eletto il miglior giocatore di LBX al mondo, ma non mi sembri tanto felice. Lex? Ottimo lavoro, Van. Vincere il torneo Artemis non è semplice. Sì, ma ora non è la cosa più importante. Ho saputo. Non sono riuscito a impedire che prendessero il Metanoia GX, però... La capsula di platino? Lex, io non... Come ci sei riuscito? Probabilmente era solo l'LBX che è scappato via. Immaginavo che la nuova Alba avrebbe schierato le sue forze per rubarla durante il torneo. I miei agenti hanno piantonato lo stadio per poterla recuperare prima di loro. Ottimo lavoro, Lex! Ah, forse no, allora. Significa che... i sostenitori della nuova Alba non hanno ancora tutto quello che serve per attuare il loro piano. Esatto, ma AX00 è stato distrutto. Quindi non potremo più nascondere la capsula di platino al suo interno. Sì, ma non la perderò un'altra volta. Mi è stato detto di proteggerla, ed è esattamente quello che farò. Papà, non ti deluderò. Scusatemi, Io mo non capisco di preciso come funzionano gli LBX in questo mondo, però... La metti dentro al vano del motore, la sigilli con la saldatrice... E stai a posto. Voglio dire. Comunque sia, non possiamo più usare l'LBX di Vanno. Nell'episodio, ragazzi, termina qui. Bene, Cuj, l'episodio questa volta è un pochino più corto, ma c'è stato di tutto. Esplosioni, autodistruzioni, noi che diventiamo i campioni del torneo Artemis e... Finalmente si è detta la parola uccidere in LBX. E io sono molto soddisfatto di questa cosa. Sì, è una cosa brutta, ma... E in un videogioco, questo non è un semplice gioco per bambini, ragazzi, questo è un PEGI 12+, quindi l'età richiesta è un pochino più alta rispetto a quella prodotti level 5 in generale, che sono indirizzati a un pubblico molto giovane, tranne ovviamente le eccezioni di alcuni giochi, questo è chiaro. Ad ogni modo, questo video termina qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!